Lucia, faccio la parte del giornalista che non sono, ma preferisci interloquire sentendo prima il ministro o parlare prima tu? Allora, così facciamo anche riposare il ministro. Che no, perché faccio anche, volevo utilizzare il... Allora, ringraziandola ancora, non ci annunziamo. Come volete, ecco. Vai, Lucia. Allora, c'è ragione pure con voi adesso, perché siccome ho avuto una relazione molto estesa e anche un intervento molto articolato, io vorrei entrare, diciamo, negli interstizi per non ripetere le cose. Dirò immediatamente che quando 35 anni fa sbarcai in Salvador, la prima cosa che ho imparato alle mie spese, l'ho portata anche un libro, c'era una bassa intensità, è che io ero una giovane giornalista del Manifesto e arrivata in America Centrale, nel principio pensavo la cosa centrale del mondo era le responsabilità dell'Occidente, cioè, ho imparato alle mie spese in un lunghissimo percorso all'estero, che ho portato per l'America Centrale, lottata al Real Betis, la guerra del 90, dove ero quando comandavano i siriani, comandavano Beirut cristiana, e io ci sono arrivata di notte con un passaggio, con un aerofol che veniva bersagliato dalle colline della Siria, poi ho fatto tutte e tre le guerre del Golfo, cioè, quindi voglio dire, il Balcani penso di avere le stellette per dire che la cosa più inutile da applicare è il sociologismo alla questione della guerra, nel senso che non c'è niente da parte nostra, guardate, di più imperialistico di trattare quelli del terzo mondo come gente che sono così come sono perché le abbiamo rese così e che noi possiamo salvarle. Io sono oggi completamente disgustata da questo modo di essere veramente sprezzante nei confronti della gente che noi diciamo ancora nel terzo mondo. Quando noi parliamo di arabi e spieghiamo che sono le balie o spieghiamo che ci sono i moderati e spieghiamo che sono... cioè parliamo di loro in realtà come gente con l'anello al naso che non si capisce bene perché, voglio dire, noi non abbiamo fatto sufficienza e poi invece sempre nello stesso livello finanziamo di più i soldi alle balie e questi saranno contenti. Quello che ho imparato nella mia lunga militanza all'estero sul campo, e poi proverò a fare un discorso un po' su quello che secondo me sta succedendo sul campo, perché noi non possiamo fare rispetto alle guerre ragionamenti, dobbiamo avere informazioni e capire esattamente come il terreno e cosa si fa. Allora, la cosa che ho imparato in questi anni dunque è che le guerre hanno solo di natura diversa, le puoi fare come guerre di posizione napoleoniche, le puoi fare come quelle telecomandate, le puoi fare con la bomba atomica, le puoi fare con i trincei, o le puoi fare come guerre di atomica, eccetera, ma alla base delle guerre c'è sempre, e su questo Clausewitz ce l'ha detto una volta, che vale per sempre, sono sempre il proseguimento della politica, sono sempre un progetto politico di dominio. Va bene? Per cui, rispetto a cui, la gente che si immola, che abiti a Liberlier o che abiti a Gione, a Kensington, scusi, abitava a Kensington, voi sapete quanto costa affittare un appartamentino a Kensington? 5.000 euro a volta un mio appartamentino. Questo qui era un signore che veniva da Kensington, no? Quell'altro veniva da Liberlier, che cosa c'è tra loro? Cioè quello che guidava l'aereo che andava contro le gomme era un ingegnere di buonissima famiglia, tra l'altro quasi tutti quelli che al Caeto sono di buonissima famiglia, perché lo stesso Osama Bin Laden veniva da una splendida famiglia che aveva tranquillamente finanziato l'esperienza politica del figlioccio Osama. Allora, voglio dire, non c'entra niente la situazione sociale, non c'entra niente la questione dell'emarginazione, anche perché allora dovremmo spiegarci perché centinaia di migliaia, milioni di arabi che vivono nelle balie o non nelle balie non sono tutti terroristi. Dobbiamo confrontarci con l'idea che la guerra, incluso la guerra in atto, non importa con che pratica militare è giocata o dichiarata, sono progetti di dominio politico. Quello che è successo, quello che sta succedendo, è giustamente, credo, trovo veramente intelligente da parte di chi mi ha preceduto dire questo perché non è scontato, non mi ha detto, giustamente Amendola parla di una guerra dentro l'Islam, che mi sembra la definizione più importante di quello che sta succedendo.
Ether quindi per conto suo parla ancora più precisamente di una guerra civile islamica che si globalizza. Quello che noi siamo, di cui noi stiamo parlando, insomma, da quando è stato scoperto il petrolio, dalla prima guerra mondiale in realtà, da quando ci fu la famosa pace che sciolse l'impero ottomano, perché è stato scritto un libro bellissimo, si chiama Peace to End All Peace, una pace per terminare tutte le paci, fatta da Fromm, se vi ricordate, scritto più o meno negli anni 23. Allora, stiamo parlando di un libro che diceva una pace per terminare tutte le paci. Allora, la questione cos'è? La questione che noi assistiamo dall'arrivo in poi della seconda ristruttura, della seconda guerra, dalla prima e poi la seconda guerra più specifica, di una guerra per il dominio delle risorse in Medio Oriente, il petrolio. I Wahhabiti, l'Arabia Saudita fu creata apposta, tutti i famosi, come dire, confini furono creati sulla sabbia, come si dice, no? E furono costruite tutta una serie di potenze, anche con il nostro aiuto, che avevano a che fare con il dominio del petrolio nostro e loro. Noi abbiamo dalla seconda guerra mondiale, se non mi sbaglio, una guerra a tre, fatta da Iran, Arabia Saudita, con in mezzo quel pezzetto che si chiama Iraq, che ha sempre giocato la terza parte, no? A secondo di dove si spostava l'Iraq vinceva la coalizione. Se l'Iraq era a favore dell'Arabia Saudita, nel senso che non c'era Kuwait, perdeva l'Iran. E infatti l'Iraq c'è stato un periodo di anni tardi in cui c'era la guerra in Iran, no? Con i famosi gas e tutto il resto, insomma, noi eravamo lì, l'ambasciatore americano c'era, eccetera, eccetera. Viceversa, l'Iran, eccetera, è sempre stato un gioco di bussolotti a tre con questi due padroni. Ovviamente, ed è questa la ragione per cui a un certo punto Bush militarmente decise di togliere di mezzo l'Iraq da questo rapporto a tre, di invadere l'Iraq. Il progetto era, noi lo invadiamo, una sorta di piattaforma centrale che ne facciamo la piattaforma americana nel cuore del Medio Oriente e da lì governiamo il Medio Oriente. Naturalmente fu sbagliato. Le responsabilità del Presidente e se stesse sono politiche e sono nel fatto che hanno sempre fatto guerre per essi stessi controllare, inserendosi nelle guerre civili interne di questi paesi, e che tutte queste guerre non hanno mai portato a stabilizzazione, ma a destabilizzazione. La ragione per cui io sono contro la guerra è una sola. Io dissi no, ho fatto la prima, la seconda, la terza stavo per fare, poi mi chiamano, mentre avevo un biglietto in mano, per fare la Presidente Rai. L'ho fatta comandando i corrispondenti. Voglio dire, la seconda guerra del Golfo, io feci un libretto e si diceva no, in cui dicevo come sarebbe andato a finire. Ero preveggente, no, mi sono letti i documenti del Dipartimento di Stato regolarmente pubblicati. Non c'era una persona che non dicesse all'interno degli ambienti militari americani che quella guerra lì avrebbe portato a un maggiore livello di destabilizzazione. Punto. Tutto il nostro problema è un problema che noi facciamo guerre o facciamo politiche che non puntano ad avere stabilizzazione. Però, se oggi noi facessimo un intervento militare di terra, perché una volta sono d'accordo con la politica del socio che fanno gli italiani, dico la politica del socio perché si dice a Roma che il socio quando non sa che fa, si mette nel buco e spera che il gatto non lo veda. Il problema della politica del socio è che quando poi esci, siccome il gatto è generalmente più paziente del socio, te lo mangia subito, no? Però in questo caso stare un po' a tana, secondo me, è capire che cosa si fa. Non ci fa male, ministro, che non l'altra invasione di terra che crei altre destabilizzazioni, perché la nostra unica ragione per intervenire insieme
arriva il ricarico e dice: scusi, ma questa è un'informazione riservata di tipo militare, che ha detto? E detto, guardi, l'ha detto il generale Arpino in un altro talk show, ho fatto un Google e mi dicono, dal Financial Times dicono che stanno finendo gli obiettivi. Allora, questo è un discorso vero, nel senso che questa guerra che stiamo a fare con gli aerei è in larga parte inefficace, perché chiunque è stato una volta in Medio Oriente sa che tu prendi una macchina dal mare e ti fai 600 km di deserto pietroso per arrivare a Baghdad. Damasco un po' meno, un po' più, diciamo così, ma queste zone qui, cioè tra Baghdad e Mosul, fai una strada in cui non vedi nessuno per veramente ore, ecco. Allora, queste zone qui, che tipi di obiettivi abbiamo? Punto primo, che stanno bombardando. Punto secondo, la natura di questo Daesh è fatta in maniera tale che se domani non andiamo un militare uno, si mettono una bella pezza sulle facce e si confondono nel mercato come venditori di banane. Banane veramente, perché le banane sono molto vendute. E voglio dire, la natura stessa di Daesh è quella di essere in una forza mobile, tra l'altro diffusa tra l'Iran e tra la Siria e l'Iraq. 40.000 persone sono niente. Allora, che bombardiamo? Tra l'altro, parlando sempre col generale Tricarico, spero che non mi ammazzi, ma io sono abituata a parlare dei fondi, quindi si sa, lì si vede che non bombardano, cioè dice già la situazione che è complicata, ma lei ha visto che i russi utilizzano bombe a grappolo? Sì, pensavo fosse propaganda, dico, degli americani, saranno delle vecchie bombe. Lui dice no, pare che so bene, anch'io ero preoccupato. Perché i russi lo fanno? Lo fanno perché le bombe a grappolo le possono in questo momento vietate. Le possono sganciare perché tanto non c'è nessuno, è chiaro, perché pensate che bomba a grappolo su un posto abitato. Finisco questa storia degli aerei perché abbiamo bisogno di demistificare alcune sciocchezze. Con Tricarico, che era quello lì che aveva guidato il bombardamento italiano nel Kosovo, che mi ha raccontato che quando gli italiani sono andati nel Kosovo, guidava lui la missione, gli obiettivi erano talmente poci che gli italiani ne scelsero uno e lo bombardarono tre volte, giusto per cambiare a un certo punto le parole del comandante della guerra in Kosovo per l'Italia, cosa che noi pagammo, io stessa fu presa ostaggio, se vi ricordate, insomma, quindi mentre lui bombardava il niente, noi fummo presi ostaggio in qualche modo di questa cosa. Allora, qual è la cosa più, intanto io mi concentrerei su questo, qual è la cosa più seria che noi possiamo fare dal punto di vista militare? Cioè, io capisco che non ci può venir detto, ma un'idea generale generica di quanti uomini ci sono, di quali sono le tattiche, quali sono le cose per, come dire, intervenire sui gangli militari di questa roba qui, ci va detto. Io penso anche che bisogna dire questa storia, che dietro queste storie, scusate, ma ieri sera la nave russa bombardava, ma che bombardava? Voi sapete Antalya quant'è lontano da Kosovo, no Antalya, il porto, l'Attachia, quanto è lontano da Damasco, dove bombardavano esattamente? Cioè, vedete, queste sono tutte sceneggiate, capito? Molte di queste cose sono balle, perché le guerre contengono anche un elemento di balla fortissima. Il nostro leader direbbe una narrazione di guerra è fatta attraverso gli attacchi, non attacco la narrazione italiana, sto dicendo che anche le guerre hanno la loro narrazione. Non a caso, tirare tutti sul quartiere generale con tutti questi aerei, allora voglio dire, la questione di fondo di tutta questa storia cos'è? Che noi per esempio in questo momento abbiamo già messo in piedi una contronarrazione. Prima cosa, abbiamo salvato i curdi, non lo so, Erbil è molto in pericolo, un posto che io conosco bene, che è in pericolo pure lui, non è proprio tranquillo, hanno cominciato a far scoppiare bombe, autobombe lì, no? Adesso l'altra cosa che viene fuori, che in Sinjar, Sinjar è stato ripreso dai Yazidi grazie anche a noi, e che sarebbe un'altra idea, Sinjar è un altro posto simbolo di quello che ho fatto, e ieri annunciavano che c'erano truppe, non so di chi, che andavano a liberare Palmira. Allora immaginate se Palmira, dopo il fatto che non hanno portato via le colonne eccetera eccetera, noi la riconquistiamo, no? Io ho paura che già abbiamo messo tutti insieme una forma di guerra e controguerra dell'immaginario più che del reale, insomma. Allora io su questo penso che lo dobbiamo fare.
Io penso che l'Europa quest'anno è stata, come dire, già distrutta dagli eventi. Le sue frontiere sono state polverizzate dalla marcia degli immigranti, le frontiere Schengen è già stato più o meno polverizzato da una parte e oggi rischia di essere polverizzato da altre parti. Se questa guerra continua, questa guerra non guerra, noi avremo un paio di tendenze in moto. Uno per l'appunto è la distruzione, la forma nell'altra di Schengen. Secondo è il rafforzamento di grandi di governi nazionali a forte leadership, no? Cioè quando Hollande dice noi cambieremo la Costituzione per avere poteri speciali, è solo il segno del fatto che in una tale situazione l'Europa si affiderà sempre più a governi nazionali forti. Naturalmente faccio una battuta, se voi parlate con i costituzionalisti americani, vi diranno della rivoluzione francese che quando si va in biblioteca bisogna cercarla nel settore periodicals, perché sono alla quinta repubblica e la Costituzione francese è stata rimaneggiata di qua e di là nella quinta repubblica almeno 15 volte. Quindi anche questo, capite, è un po' una sciocchezza. In tempi di guerra le sciocchezze vanno abolite, vanno, cioè bisogna chiedere cosa sta dicendo. Non c'è dubbio però che la tendenza è quella, anche ieri sera Renzi ha parlato della possibilità di passaggio, anzi è stato un emendamento che avete portato tutti, no? Del passaggio a Palazzo Chigi, quella è una tendenza, cioè il passaggio a Palazzo Chigi di mobilità delle forze dell'intelligence è una tendenza. No? So che il ministro Boschi diceva sì, ma insomma è sempre stato così, l'abbiamo soltanto messo fuori, però quando tu lo metti fuori in realtà già indichi una cosa. Io penso che ci sarà, sto per finire ministro, una, che il suo intervento sarà molto più interessante del mio, cioè c'è sicuramente una tendenza in epoche di tensioni ad avere un governo forte. Io non sono contrario, vi dico che non sono contrario, cioè io stesso penso che parlando di media, come diceva lui, i media debbano esercitare in questo periodo un ruolo importante di coesione nazionale, che significa a mio parere da una parte sicuramente non avere, diciamo, politiche distruttive in sé, dall'altra parte però significa anche avere delle chiare risposte su un po' di queste domande di cui io ho fatto l'esempio. Va bene? Che cosa crea, e ho finito, c'è per l'Italia un problema che noi abbiamo come per tutta l'Europa. Governi forti di Stato, di guerra, tendono a essere molto accettati nel breve periodo. Nel lungo periodo, nel medio e lungo periodo, tendono ad essere molto, molto, diciamo, esposti al cambiamento dell'opinione pubblica. Allora, la butto lì, vi dicono cosa la butto lì. Ci sono le riflessioni amministrative. Se le amministrative vanno fatte nel modo in cui le stiamo vedendo, nel contesto in cui le stiamo vedendo, in cui si capisce chi fa cosa, cosa fanno i partiti, cosa vuole il governo, eccetera, eccetera, quel punto lì, male o dato che è andata la guerra e vedremo, rischia di essere il momento in cui veramente le opinioni più conservatrici vengono. Quindi, perché? Perché un governo forte non solo deve governare all'estero, quando governa all'estero a maggior ragione deve essere in grado di dare al paese un segno di gestione. Sapete che cosa temo io? Che quelli lì che dicono bastardi, imbecilli, o sono come li chiamano, bastardi, mi pare, rischiano di avere una vittoria nelle urne pazzesca alle amministrative. Con quello, ok, fine. Paolo, l'unica richiesta che mi sento di farti è che se tu dovessi scegliere di camminare sulla linea di Lucia, usa nel consesso internazionale almeno la formula Maus Policy, cioè per darci un punto e per non romanizzare eccessivamente. No, è la però per essere anche più compresi